affermiamo la nostra fede. Credo in un solo Dio, Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra, di tutte le cose visibili e invisibili. Credo in un solo Signore, Gesù Cristo, unigenito Figlio di Dio, nato dal Padre prima di tutti i secoli. Dio da Dio, luce da luce, Dio vero da Dio vero, generato, non creato, nella stessa sostanza del Padre. Per mezzo di Lui tutte le cose sono state create. Per noi uomini e per la nostra salvezza discese dal cielo. E per opera dello Spirito Santo si è incarnato nel seno della Vergine Maria e si è fatto uomo. Fu crocifisso per noi sotto Ponzio Pilato. Morì e fu sepolto. Il terzo giorno è risuscitato secondo le Scritture. È salito al cielo, siede alla destra del Padre. E di là verrà a giudicare i vivi e i morti. E il suo regno non avrà fine. Credo nello Spirito Santo, che è Signore e dà la vita. E procede dal Padre e dal Figlio. E con il Padre e il Figlio è adorato e glorificato. E ha parlato per mezzo dei profeti. Credo la Chiesa, una santa, cattolica e apostolica. Professo un solo battesimo per il perdono dei peccati. E aspetto la risurrezione dei morti, e la vita del mondo che verrà. Amen. Fratelli e sorelle, innalziamo la nostra comune preghiera per ottenere dalla misericordia del Padre il perdono per il passato, la volontà di bene per operare nel presente e la sua provvidente custodia per il futuro. Ripetiamo insieme: venga il tuo regno, Signore. Venga il tuo regno, Signore. Per il Papa, i Vescovi e tutti i pastori, nel servizio al popolo di Dio, siano messaggeri instancabili della verità e testimoni coraggiosi della pace. Preghiamo. Venga il tuo regno, Signore. Per coloro che hanno responsabilità politiche, educative, sociali, sappiano progettare e costruire la vera pace, garanzia di vita fraterna. Preghiamo. Venga il tuo regno, Signore. Per le famiglie, realizzino al loro interno il modello di una umanità riconciliata nell'amore e irradino intorno a sé lo spirito del Vangelo. Preghiamo. Venga il tuo regno, Signore. Per le vittime della violenza, per i perseguitati, gli emarginati, gli oppressi, sia rispettata la loro dignità di uomini liberi e sia onorata in loro l'immagine del Figlio di Dio fatto uomo. Preghiamo. Venga il tuo regno, Signore. Per tutti noi riconosciamo i continui benefici che il Signore ci ha concesso nell'anno trascorso, specialmente l'inestimabile dono della presenza del suo Figlio in mezzo a noi. Preghiamo. Venga il tuo regno, Signore. O Dio nostro Padre, rinnova nel tuo spirito la faccia della terra e compi nel corso di questo nuovo anno l'universale aspirazione alla giustizia e alla pace. Per Cristo nostro Signore. Amen.
pregate, fratelli e sorelle, perché il mio e vostro sacrificio sia gradito a Dio, Padre onnipotente. Accogli, o Signore, i doni che ti offriamo e santificali per la nascita del tuo Figlio unigenito, che ci indica la via della verità e promette la vita eterna. Egli vive e regna nei secoli dei secoli. Amen. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. In alto i nostri cuori. Sono rivolti al Signore. Rendiamo grazie al Signore, nostro Dio. È cosa buona e giusta. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere, fonte di salvezza, rendere grazie sempre in ogni luogo a te, Signore Padre Santo, Dio Onnipotente ed Eterno, per Cristo, Signore nostro. In Lui risplende in piena luce il sublime scambio che ci ha redenti. La nostra debolezza è assunta dal Verbo, la natura mortale è innalzata a dignità perenne, e noi, uniti a Te in comunione mirabile, condividiamo la Tua vita immortale. Per questo mistero di salvezza, uniti ai cori degli angeli, proclamiamo esultanti la Tua lode. Santo sei tuo Padre, fonte di ogni santità. Ti preghiamo, santifica questi doni con la rugiada del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro, Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane e rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti. Questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi. Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice. Di nuovo ti rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti. Questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Yeah.
la morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza. E ti rendiamo grazie perché ci hai resi degni di stare alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra e qui convocata nel giorno in cui il Cristo ha vinto la morte e ci ha resi partecipi della sua vita immortale. Rendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa Francesco, il nostro Vescovo Domenico, i presbiteri e i diaconi. Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della risurrezione, e nella tua misericordia di tutti i defunti, ammettili alla luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia, donaci di aver parte alla vita eterna, insieme con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe e suo Sposo, gli Apostoli, San Francesco e tutti i Santi che in ogni tempo ti furono graditi, e in Gesù Cristo tuo Figlio canteremo la tua lode e la tua gloria. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Amen. Il Signore ci ha donato il suo Spirito, lo Spirito dei figli, e come figli possiamo rivolgerci al Padre dicendo insieme: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni. Con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace. Non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. La pace del Signore sia sempre con voi. E con il tuo Spirito. Scambiatevi il dono della pace. L'agnello di Dio, ecco colui che toglie il peccato del mondo, beati gli invitati alla cena dell'agnello. O Signore, non sono degno di partecipare alla tua messa, ma di soltanto una parola e io sarò salvo. Preghiamo.
invitiamo tutte le persone che desiderano ricevere la comunione di restare al proprio posto rimanendo in piedi, gli altri stiano seduti. La comunione verrà distribuita sulle mani e va consumata subito davanti al sacerdote. Vedremo la sua gloria.
Preghiamo. Signore Dio nostro, questo sacramento agisca in noi, ci purifichi dal male e compia le nostre giuste aspirazioni. Per Cristo nostro Signore. Amen. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. Dio, sorgente e principio di ogni benedizione, e fonda su di voi la sua grazia e vi doni per tutto l'anno vita e salute. Amen. Vi custodisca integri nella fede, costanti nella speranza, perseveranti e pazienti sino alla fine nella carità. Amen. Dio disponga opere e giorni nella sua pace, ascolti qui e in ogni luogo le vostre preghiere e vi conduca alla felicità eterna. Amen. E la benedizione di Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo discenda su di voi e con voi rimanga sempre. Amen. Nel nome del Signore andate in pace.